L'energia e lo spettacolo inimitabile del Carnevale di Viareggio, oggi più che mai, superano qualsiasi ostacolo. La giornata debutto di questa inedita edizione fuori stagione, finalmente baciata dal sole che idealmente abbraccia tutti i carnevali del mondo, lo ha dimostrato. Tutto è filato senza intoppi e le tribune erano completamente piene. Come da tradizione, il corso mascherato inaugurale, trasmesso come sempre da Noi TV, è stato preceduto dalla cerimonia di alzabandiera alla presenza del governatore Eugenio Giani ed è stato Marcello Lippi, CT della Nazionale di Calcio che ha trionfato ai mondiali del 2006, ad essere sul pennone più alto di Piazza Mazzini, la Burlamacca. L'apertura è stata accompagnata dalla voce di Raffaella Carrà e così sarà per tutti gli altri corsi. E se va, se va, se va, tutto cambierà. Forza ragazzi, spazzola, e chi mi fermerà? Anche quest'anno la satira politica ha lasciato il posto all'impegno sociale e alle grandi tematiche contemporanee. Fra i temi più rappresentati nelle costruzioni, la voglia di vivere e la lotta fra il bene e il male. Ne parlano il carro di Luciano Tomei, convinto che da un mondo triste si possa tornare a rivedere splendidi colori, ma anche Roberto Vannucci, con il suo inno alla vita, che omaggia al talento di Ezio Bosso, recentemente scomparso. Affronta il tema della pandemia Fabrizio Galli, con il suo carro che rappresenta sia la diffusione del Covid, sia la battaglia della scienza che combatte contro il virus. I giochi di luce con il calare del sole hanno come sempre regalato uno spettacolo unico. Per tutti è stato un altro carnevale che ha dovuto rinunciare all'abbraccio della folla, ma è stato comunque un ritorno all'allegria e un segnale forte di ripartenza per Viareggio, che ha potuto celebrare in assoluto l'unico carnevale di questo difficile 2021. Come sempre, con il primo corso sono partiti i pronostici sui carri favoriti per la vittoria finale. Intanto, l'appuntamento per la prossima sfilata è per domenica 26 settembre, sui Viali a Mare e su Noi TV.